parola teatro si ascolta, non si legge. Dunque noi veicoliamo dei suoni a teatro, gli attori veicolano dei suoni. Questi suoni hanno una potenza quando hanno una tradizione musicale alle spalle, quando cioè si sono raffinati nei secoli. In questo senso potremmo dire che il teatro napoletano sta al teatro nel mondo come Chopin sta al pianoforte, cioè il teatro napoletano, la lingua napoletana ha reso migliore il teatro, lo ha perfezionato e il teatro si è perfezionato grazie a questa lingua. Questo determina anche un altro tipo di problema. Noi generalmente diciamo tout court il teatro italiano, ma in realtà il teatro in lingua italiana ha grossi problemi, perché se noi entriamo in un teatro italiano, se vediamo Beckett è tradotto, se vediamo Shakespeare è tradotto, se vediamo Molière è tradotto, se vediamo Ionesco è tradotto. In Europa, quando pensano al teatro italiano, pensano a Goldoni, che ha scritto molto in veneziano, pensano a Edoardo, che non ha scritto in italiano, pensano a Viviani, che in italiano non ha scritto. Se passiamo agli ultimi 50 anni, possono pensare a Roberto De Simone, che non scrive in italiano. In Toscana possono pensare a Ugo Chiti, che non scrive in italiano. Potrebbero pensare a Testori, che si è inventato un italiano tutto particolare. Sì. Possono pensare a Ruccello e Moscato, che in italiano non scrivono, e possono pensare a Scaldati o a Spiro Scimone. Dunque noi abbiamo un panorama stranissimo, perché parliamo di teatro italiano, ma in realtà la potenza del teatro italiano si fonda sostanzialmente su questi tre ceppi, siciliano, napoletano e veneziano. Ossessionato l'uomo di Edoardo nevroticamente da tic, da inezie, da particolari sui quali, intorno ai quali gira costantemente, regalandoci una recitazione fatta di incertezze, di dubbi, di mezze frasi che rendono la sua recitazione così ancora oggi moderna. In quel testo, cioè, io misi insieme invece dei testi in cui Edoardo non si occupava di uomini, ma si occupava di natura, di foglie, di fenomeni atmosferici, di tagli di luce del sole, di piante, quindi sembrava, insomma, fu veramente un approccio molto preso molto da lontano con le pinze, che però mi ha consentito di cominciare a prendere dimestichezza con quell'autore, con quella lingua. Poi quasi contemporaneamente mise in scena Zingari di Viviani, quindi ebbi modo di confrontarmi con due grandi autori di natura completamente diversa, con un teatro completamente diverso, con una lingua completamente diversa, che molti tendono a mettere l'uno contro l'altro sostanzialmente per fare esercizio di narcisismo intellettuale. Cioè, chi dice che uno è meglio in altro vuol dire io sono meglio di tutte e due, mentre invece secondo me sono tutte e due una grande ricchezza di una città mondo come Napoli, che esprime maniere di leggere il mondo completamente diverse. Per un attore il teatro è il luogo dove vi è la verifica quotidiana, materiale, militante del suo mestiere. Vi è la quotidiana gioia, ma vi è anche in agguato la frustrazione dell'insuccesso, il che dà a questo mestiere la sua natura di mestiere. Vi è un'indagine che tu compi su un recinto di conoscenza che sono esattamente i paletti che mette un testo alla vita, e tu hai la possibilità in vitro di osservarla e di averci a che fare. Il cinema è sostanzialmente una faccenda invece dove tutto questo aspetto ideativo, realizzativo, compositivo è sostanzialmente, secondo me, del regista, e un attore può illuminare una porzione dell'opera con la sua personalità, con la sua attitudine, con la sua intelligenza, con la sua maschera, non so, così, né più e né meno di come un film viene straordinariamente illuminato da un grande direttore della fotografia, che dà l'impronta cromatica, dà il buio e la luce a un film.
ma chi testimonia nel cuore dello spettatore i valori di un film è il regista. Chi testimonia nel cuore dello spettatore, uso la parola testimonianza non casualmente, nel cuore dello spettatore i valori di un testo a teatro è l'attore. Se me ne va, non torna più. Se me ne va.